L'Avezzano batte il Sant'Arcangelo 2-1 e centra la salvezza, un obiettivo che i biancoverdi avrebbero già raggiunto sul campo senza la penalizzazione di quasi un anno fa, ma sempre sul campo è stata agguantata una seconda volta al culmine di una stagione complessa, partita sotto altri auspici e passata per un cambio di proprietà e una ristrutturazione della rosa. Questo obiettivo vale come una promozione, esce sconfitto ma con l'onore delle armi, un indomito Sant'Arcangelo. Il tecnico dei marsicani Colavitto è squalificato, al suo posto il vice Galano in panchina. 4-3 con il recuperato Kras Mezzala, Manari parte dalla panchina, gli avanti sono Padovani, Bruni e De Rocis, nel Sant'Arcangelo out Bondioli e Ragone, Falomi in panchina, Galloppa si affida al 3-4-1-2 dove spiccano le giocate del trequartista De Cerchio. Bella la coreografia di un De Marsi tutto bianco-verde per spingere la squadra all'obiettivo, avvio col brivido per l'Avezzano con Fanti costretto subito all'uscita a valanga su Guidi dopo una manciata di secondi dall'inizio, subito gli straordinari per Fanti che al settimo deve distendersi a mano aperta su l'insidioso destro di De Cerchio. A togliere l'Avezzano dagli impacci iniziali ci pensa Ettore Padovani che al nono sfrutta l'amnesia della difesa romagnola e non lascia scampo a Battistini. Avezzano in vantaggio con il sesto gol stagionale in bianco-verde dell'attaccante. Ma la partita nei primi 25 minuti si gioca a grandi ritmi e il gol cambia l'inerzia del match. Al tredicesimo Padovani svetta sulla sventagliata di De Rocis ma Battistini si rifugia in calcio d'angolo. 17esimo Kras sfonda a sinistra e centra per la doppia battuta di Di Renzo, poco fortunata. Il Sant'Arcangelo si affida al talento di De Cerchio che al 24esimo slalomeggia di forza e scocca un tiro potente che quasi spacca la traversa. Capovolgimento di fronte e tocca di nuovo all'attivissimo Di Renzo dalla distanza. Alla mezz'ora applausi scroscianti del De Marsi sugli sviluppi di un corner plastico tentativo di sforbiciata di Pierantozzi, centrale. I ritmi calano nell'ultima parte di frazione ma l'Avezzano ha il guizzo giusto. 42esimo Padovani beffa Battistini e tiene in vita un pallone che Bruni calcia verso la porta rimasta sguarnita. Corvino intercetta con un braccio e calcio di rigore sul dischetto va Bruni ma Colavitto si fa sentire dalla tribuna. Il rigorista è Padovani ed è allora lui a calciare spiazzando Battistini. 2-0 che manda agli archivi il primo tempo. Anche in avvio di ripresa subito brivido per l'Avezzano, corner per il Sant'Arcangelo, mischia furibonda e palla che balla davanti alla linea di porta prima dell'intervento risolutore di Fanti. I padroni di casa rispondono subito con la botta di De Rocis disinnescata da Battistini al terzo minuto e all'ottavo azione personale di Grazioso, doppio tunnel e destro a fil di palo. Galloppa usa la panchina, effettua tre cambi e c'è spazio anche per Falomi, ma il più pericoloso resta De Cerchio che da calcio piazzato al 25esimo costringe Fanti ad una gran parata. Il Sant'Arcangelo spinge tanto e riapre i giochi al 38esimo, cross di Bencivenga e incornata vincente di Bernardi per un finale emozionante e ricco di spunti. 39esimo Conti di potenza va vicino al terzo gol sul ribaltamento di fronte, ci riprova De Cerchio, alto di un soffio. Finale in grande sofferenza per l'Avezzano fino al traguardo. Dopo 6 minuti di recupero, vittoria e salvezza, merito del presidente Luciano D'Alessandro, del tecnico Gianluca Colavitto e di un gruppo di giocatori che non ha smesso mai di lottare e di crederci. Presidente, che salvezza, lei l'ha vissuta dalla panchina, è arrivato questo obiettivo tanto agognato. Sì, l'obiettivo è stato finalmente raggiunto con 90 minuti di ritardo secondo me perché sul campo l'avevamo raggiunta la settimana scorsa, però ecco l'importante è che alla fine siamo riusciti a salvarci. Insomma. Questa stagione è stata davvero particolare perché lei l'ha iniziata da vicepresidente, l'ha chiusa da presidente ristrutturando la squadra e portandola a una salvezza che era molto difficile. Sì, si considera che fino a qualche settimana fa ci davano tutti per spacciati, insomma siamo riusciti a coronare un bel sogno. Se torna indietro di qualche mese, insomma, che immagine ha lei di questa stagione, insomma, un momento cruciale? Il momento cruciale secondo me la svolta c'è stata a Vasto, quando con qualche infortunato siamo andati lì con una squadra rimaneggiata e abbiamo dimostrato che sappiamo giocare a calcio, che avevamo carattere e ci siamo presi i 3 punti che ci hanno rilanciato in classifica. La cosa più bella poi, pur essendo arrivati al play-out, vedere questo stadio con questa coreografia? Sì, assolutamente, oggi c'era tanta gente, i ragazzi della curva sono stati spettacolari dal primo al 90esimo con una coreografia bellissima e la vittoria la dedico a loro, è tutta la loro. Ci hanno seguito dal primo giorno fino all'ultimo, ci sono stati sempre accanto, in casa, in trasferta e è solo da ringraziarli. Forse il momento non è appropriato, ma si può già parlare di futuro, cosa avete in programma, se ci state già pensando, se è possibile dire qualcosa? Ci penseremo da domani. Però un programma che può essere di contenimento o magari ambizioso? Diciamo che non vogliamo arrivare all'ultima giornata di campionato per giocarci la salvezza, diciamo solo questo. Grazie.
Mister, avete lottato fino all'ultimo minuto, è stata una stagione difficile, uscite con l'onore delle armi. Sì, io sono dispiaciutissimo, poi vedere ragazzi che piangono disperati mi fa star male, perché questi ragazzi hanno dato tutto dal primo all'ultimo minuto. Oggi non meritavamo di perdere, nemmeno oggi secondo me. E sono orgoglioso di questi ragazzi, dispiace perché nel calcio si può vincere, si pareggia e si perde, però noi non usciamo sconfitti assolutamente per tutto quello che abbiamo vissuto quest'anno. Oggi non meritavamo nemmeno di retrocedere, quindi io sono dispiaciuto, mi auguro che tanti di questi ragazzi che ho allenato siano cresciuti e che il prossimo anno possano togliersi soddisfazioni. Primi 9 minuti li avete fatti meglio dell'Avezzano, poi quel gol ha cambiato un po' l'inerzia, il gol di Padovani, il primo. Ma purtroppo ci siamo fatti gol da soli, perché abbiamo preso gol dal rinvio del portiere, che è una roba impossibile, e poi abbiamo preso un gol su una disattenzione del portiere, quindi purtroppo andare 2-0 in una partita così importante ci ha penalizzato, però dopo la partita l'abbiamo fatta, ci abbiamo provato e non siamo riusciti purtroppo a trovare il pareggio. Che esperienza è stata anche per lei, che è così giovane, ma anche insomma, se vuole parlare del suo futuro, cosa si aspetta? Ma io, è stata un'esperienza comunque positiva, è stata la prima mia esperienza con tante difficoltà, ho cercato solo di trasmettere quello che credo nel calcio, cioè di cercare di insegnare a questi ragazzi a giocare a calcio, perché per me passare attraverso il gioco è quello che voglio, ma per loro io sicuramente sono cresciuto e ora sono dispiaciuto molto e sinceramente mi viene poco altro da dire. Grazie.